Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vediamo come riscaldare la voce utilizzando una bottiglietta d'acqua e una camicia. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, abbiamo già visto in passato diversi modi per riscaldare la voce. E vi lascio ad esempio un video su come riscaldare la voce in 5 minuti, vi lascio un link in descrizione, questo qui. E inoltre io avevo anche ideato un sistema che utilizzando il kazoo, con il kazoo riusciamo proprio a riscaldare la voce e a utilizzarla al meglio, e vi lascio anche questo in descrizione. Bene, oggi vediamo un altro sistema che consiste nell'utilizzare una bottiglietta d'acqua riempita circa a metà con una cannuccia. Questo esercizio è adatto sia per il riscaldamento vocale e sia per il defaticamento vocale, cioè quando abbiamo già cantato un po', con questo esercizio possiamo rilassare le corde e farle ritornare piano piano al loro stato di riposo, diciamo, per far ritornare il benessere delle corde quando le abbiamo un po' affaticate. Bene, in cosa consiste questo esercizio? In pratica noi dobbiamo mettere la nostra cannuccia nell'acqua, scegliamo un'altezza che può essere 4-5 cm in profondità, manteniamo ferma la cannuccia e dobbiamo soffiare facendo delle bolle, come abbiamo fatto sempre da piccoli, e con la lettera U, utilizzando una lettera U, dobbiamo fare un suono accompagnato a queste bolle. Utilizziamo un suono comodo all'inizio, di petto, ad esempio. E cerchiamo di essere costanti con l'aria in modo che le bolle siano abbastanza regolari, senza. Dare queste differenze, ma cercando di usare un fiato costante. Inoltre la cannuccia, più noi la mettiamo in profondità e più avrà molta resistenza, una resistenza maggiore rispetto a quando noi la mettiamo più in superficie, che sarà molto più semplice. Poi trovate un'altezza media più o meno e poi restate fermi e fate questo esercizio 2-3 volte. Mi raccomando, cercate di restare sempre rilassati a livello del collo, delle guance, tutta la zona delle spalle. Utilizziamo la respirazione diaframmatica che già abbiamo visto più volte su questo canale, vi lascio anche di questa un link in descrizione, e restiamo rilassati quando facciamo questo esercizio. Poi, dopo aver fatto 2-3 volte, aver preso un po' di confidenza con questo tipo di esercizio, andiamo su e giù con la voce a mo' di sirena, cioè partendo da un suono più basso e andando verso le acuti, per fare un passaggio, diciamo, dal petto alla testa, dalla voce di petto alla voce di testa, in maniera fluida e naturale. Fatelo un po' di volte giocando con la voce, mi raccomando non esagerate, soprattutto se siete all'inizio e siete da soli senza il vostro insegnante, fatelo qualche volta e così vedrete che dopo 4-5 minuti che fate questo esercizio la voce sarà molto più riscaldata e potrete cominciare a cantare una canzone. Magari potete fare anche delle frasi di una canzone che magari state studiando, dove c'è qualche passaggio che non vi è più proprio chiaro, non vi riesce bene, vi mettete con questo e cercate di capire come va la voce, dove si proietta.
Facendolo un po' di volte capirete come si muove la voce e come lo fa in maniera corretta. Provate. Bene, la settimana prossima io ho costruito un vocalizzo da fare insieme utilizzando questa tecnica e quindi la settimana prossima attrezzatevi, munitevi di una cannuccia e di una bottiglietta d'acqua in modo che facciamo insieme degli esercizi per riscaldare la voce utilizzando questo sistema. Infine vorrei dire che questo esercizio è sconsigliato se per caso avete sete, perché anziché soffiare l'istinto sarà di succhiare acqua e poi va a finire che finisce l'acqua e non potete più... Sto scherzando ovviamente. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao ragazzi!